informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Parte la campagna elettorale in vista delle amministrative di settembre. Oggi tappa in Calabria del leader della Lega Salvini a Crotone, Catanzaro Lido e Reggio Calabria. Docenti, ATA e personale scolastico potranno fare in tutte le regioni i test sierologici. A disposizione ci sono 2 milioni di test che restano volontari. La 40esima edizione del Festival Rumori Mediterranea Roccella Ionica, partenza col botto con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Lunedì 24 agosto 2020, bentrovati sul 18 per l'edizione serale del TG regionale di Xperia TV. In apertura la politica, parte la campagna elettorale per le comunali del 20 e il 21 di settembre. In Calabria sono 75 i comuni in cui si andrà al voto. Quest'oggi tappa calabrese del leader della Lega Matteo Salvini. Spero che a Crotone come a Reggio Calabria mandino a casa la sinistra che ha fatto disastri. Così Matteo Salvini, che a Crotone ha aperto la campagna elettorale per le elezioni comunali in Calabria. Nei due capoluoghi di provincia calabresi la Lega sarà presente per la prima volta ad una competizione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sono orgoglioso che a Crotone e Reggio, a settembre, ha detto Salvini, i cittadini avranno la possibilità di scegliere per la prima volta in 50 anni anche Lega, che vuol dire garanzia di sicurezza. Basta guardarsi intorno, un comune e un sindaco che si occupi di raccogliere l'immondizia, di occuparsi di sicurezza, di portare il metano, la luce e la sicurezza nelle case, nelle aree industriali. Quindi se si vuole continuare con quelli che hanno governato questa città per decenni, si continua a scegliere la sinistra. Se si vuole scegliere la sicurezza, il lavoro e la pulizia, per la prima volta c'è la Lega anche a Crotone. Io vi ringrazio per questo affetto. Qui, ha detto il leader della Lega, parlando direttamente di Crotone, c'è un porto da aprire per portare turisti, imprese, c'è una strada statale che non può restare più come messa. Non è possibile che Crotone sia l'ultima a essere ricordata, anche perché qua c'è un porto con delle potenzialità incredibili, c'è un turismo che si può sviluppare, c'è un'area industriale che però senza metano evidentemente non va lontano, quindi porrò al tavolo della Presidente Santelli il problema Crotone, che può diventare l'opportunità Crotone, però ci vuole qualcuno che rappresenti Crotone in regione. Come sempre il leader della Lega non ha mancato di attaccare il governo nazionale in relazione alle politiche di accoglienza dei migranti. Io avrei chiuso i porti prima delle discoteche, perché i problemi e il virus. Solo oggi a Lampedusa 54 positivi. Durante la manifestazione del leader della Lega Matteo Salvini sul porto di Crotone non sono mancati momenti di contestazione da parte di alcuni cittadini che con slogan e striscioni hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti dell'esponente politico nazionale. Il risultato della chiusura delle discoteche è il casino, evidentemente qualcuno non ha le idee chiare, lo ha detto Matteo Salvini a Catanzaro Lido nel pomeriggio partecipando ad un incontro promosso dal sindacato italiano locali da ballo. Il risultato di queste chiusure, ha detto Salvini, è assolutamente inutile, anzi controproducente, infatti la gente si diverte senza nessun controllo e senza nessuna regola. Ci sono rave, party abusivi con ragazze e ragazzi che si ritrovano in spiaggia con alcol e non solo con alcol. A Castrovillari adesso sarà corsa a 5 per le elezioni comunali. Vediamo. Con la presentazione delle liste, Castrovillari si prepara alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi, dove si vota pure per il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 16 liste, 254 concorrenti per 16 scranni di consiglieri, 10 di maggioranza e 6 di minoranza e 5 aspiranti per quello di sindaco. Intanto l'apposita commissione elettorale, presieduta dal viceprefetto Vito Turco, ha stabilito dopo il sorteggio la disposizione in sequenza che sarà riportata sulla scheda elettorale con i candidati a sindaco e le liste a loro collegate. Vittorina Bianchi con la lista Forza Sud. La mia lista, ha detto, l'unica candidata donna per questa competizione, è formata da uomini e donne che vivono il quotidiano in mezzo alla gente. Giuseppe Campanella con le liste Movimento 5 Stelle Sviluppo per Castrovillari e il territorio. Con la presentazione delle due liste diamo una vera alternativa di novità e cambiamento alla nostra città. Giancarlo La Mensa
alleanza con le liste La Mensa, Sindaco, Fratelli d'Italia, UDC, Forza Italia, Azione Cittadina e Futuro Adesso. Sono contento delle mie liste e sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro tutti insieme per il bene della città. Peppe Santagada con le liste Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città Viva e Alternativa per Castrovillari Impegno Comune. Abbiamo scelto dei candidati eterogenei, specchio della società castrovillarese. Domenico Lopolito con le liste Democratici per Castrovillari, PD, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari, nel solco della continuità che nelle sue liste ha ricandidato l'intera amministrazione comunale con la novità di una lista di soli giovani. Gli elettori che dovranno indicare la nuova consigliatura del capoluogo del Pollino votando nelle 22 sezioni predisposte sono ad oggi 20.604, di cui 9.931 uomini e 10.673 donne, mentre si recheranno al voto per la prima volta perché hanno compiuto i 18 anni 53 cittadini, 18 maschi e 35 femmine. Intanto tra qualche giorno, come preannunciato, si riunirà la Commissione elettorale comunale per procedere il 26 di agosto al sorteggio pubblico degli scrutatori e quindi alla loro nomina. Voltiamo pagina, cambiamo argomento, ci occupiamo di scuola. Da oggi docenti, ATA e personale scolastico potranno fare in tutte le regioni italiane i test sierologici. A disposizione ci sono circa 2 milioni di test che restano volontari per chi si voglia sottoporre. Dovranno concludersi 7 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. In caso di positività, al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone. È stato ritrovato l'anziano che risultava disperso da 2 giorni a San Luca nei pressi del santuario di Polsi. Le ricerche dell'uomo erano riprese questa mattina. Dopo qualche ora l'anziano è stato ritrovato lungo il crinale in zona Rocca del Corvo, in buono stato di salute fortunatamente, a parte la naturale stanchezza e la disidratazione dovuta a 3 giorni passati nei boschi. È stato davvero un successo la prima edizione del premio Aragona celebrato alle Castella, nell'incantevole scenario del castello, ad essere premiati personalità importanti che sono distinte con il loro lavoro ed impegno. Vediamo. Nell'incantevole scenario del castello aragonese di Le Castella si è tenuta la prima edizione del Premio Aragona, ultimo appuntamento della settimana del turismo culturale. Una serata ricca di emozioni e di riconoscimenti per alcune personalità che su tutto il territorio nazionale si sono distinte per impegno civico, sociale, legale e culturale. Ad introdurre e presentare la serata è stato il giornalista Francesco Oliverio, che in una sorta di salotto all'aperto ha intervistato ogni singolo premio. Padrino e fondatore della serata il maestro orafo Gerardo Sacco. Ad essere premiati sono stati Gaetano Grasso, presidente onorario della Federazione delle Associazioni Anti-Racket e Anti-Usura Italiane, Mustafa Elaoudi, l'ambulante eroe di origini marocchine, che ha salvato la vita ad una dottoressa dell'ospedale civile di Crotone aggredita da un uomo armato di cacciavite, Antonio Marziale, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, Antonio Lacava, il professore in pensione che gira la Basilicata a bordo del suo bibliomotocarro per portare cultura soprattutto nei paesini più piccoli e isolati della Basilicata. Si continua a fare, soprattutto in un territorio qual è la Calabria, dove l'esperienza dell'opposizione degli imprenditori non ha conosciuto quei livelli che si sono avuti in Sicilia o in Campania. Quindi in una realtà dove c'è non molto, ma ancora di più da fare. Un premio che arriva da un angolo di casa tua, non ha prezzo a pagare perché sono i tuoi amici che te lo riconoscono, perché sono le persone che ti conoscono meglio degli altri che te lo tributano, perché è il territorio che dice sì, un territorio per la verità ingrato con se stesso, perché la Calabria dovrebbe amarsi un po' di più. L'ultimo ad essere stato premiato un calabrese, originario di Santa Severina, simbolo della lotta alla mafia, il questore di Palermo, Renato Cortese. Spero che iniziative del genere, al di là del premio alla singola persona, che ripeto mi fa piacere e che comunque condivido con tutte le donne e uomini della Polizia di Stato che con me hanno condiviso una serie di esperienze, di attività in questi anni, anche in Calabria, spero che iniziative del genere servano soprattutto a un territorio del genere che credo che sia ancora un soggetto, per quanto la natura lo abbia relegato tra le cose belle, ma sicuramente un territorio complicato che ha bisogno di iniziative del genere supportate da
un cambiamento radicale nella cultura della legalità e quant'altro. Ed ora Rocella Ionica per la 40ª edizione del Festival Jazz Rumori Mediterranei. L'altra sera partenza col botto con Renzo Arbor e la sua orchestra italiana. Si avisse fatta nata. Quello che fatta a me. Renzo Arbore ha conquistato il pubblico di Rocella Ionica tenendo a battesimo la 40ª edizione del Festival Jazz, accolto sul palcoscenico da un'autentica ovazione. Per oltre 2 ore e mezzo lo showman ha infiammato la platea con i celebri pezzi del repertorio della sua orchestra italiana, tra classici napoletani, brani swing e i tanti successi dei suoi cult televisivi. La verità è che siamo rispetto a tutto il resto del mondo, che io fortunatamente alla mia età ho avuto modo di visitare, perché ecco, l'orchestra italiana, grazie all'orchestra italiana sono andato veramente dalla Cina al Giappone, dalla Russia all'Australia, al Nord America, Sud America. Il nostro è il paese più bello del mondo, non ci sono dubbi, bisogna essere fieri di essere nati in Italia, perché questo non è un paese solo, è un concentrato di bellezza. Una carrellata di successi che ha fatto cantare e tenere il ritmo con le mani un pubblico di tutte le età. Sotto il palco ad assistere entusiasta anche la governatrice della Calabria, Iole Santelli, sulle note di evergreen come Maruzzella o Sarracino, Che Lallà, Come Facette Mambata o Surdato Innamorato. Stasera è una serata fantastica in cui tutto il teatro ha cantato e ballato con la musica di Renzo Arbore. Io sono convinta che chi viene in Calabria poi ci torna sempre, quindi la nostra scommessa è farli venire. Un'ottima partenza, devo dire, perché è una di quelle serate in cui capisci che anche chi sta sul palco è contento, insomma, della serata, di come sta andando la serata, quindi si è aperto molto bene. Adesso vediamo le prossime sere, bisogna non perdersene una, perché sono una più bella dell'altra, bisogna dire. Gran finale con il pubblico in piedi nel rispetto delle norme anti-Covid, sulle note di Luna Rossa e un mix di successi della trasmissione cult Indietro Tutta, come Vengo dopo il TG, La vita e Tutta un quiz, Cacao Meravigliao. Siete autorizzati ad andarvene! Grazie! Bravo. Grazie Rocella, grazie, grazie italiano, grazie tanto! È tutto per il momento, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, l'informazione regionale di Esperia tornerà domani alle 13.45, arrivederci!